Allora, ciao a tutti e ben ritrovati nella mia gabbia, miei discepoli, come sempre, e torniamo con il mio letto. Così vi spiego qualcosa per quanto riguarda questo tipo di impostazione. So che adesso sembra tutto un pallone, c'è da fare un pochettino uno step di rifinitura su questa pianta. Tra l'altro ci sono anche i rimasugli della potatura del cipresso, perché quando ce l'avevo nell'altra gabbia erano due piante che stavano molto molto vicine, che casca un sacco di roba. Per prima cosa, per iniziare con le spiegazioni, vedete ragazzi, la pianta sta bene, quindi per quelli che continuano a spaccare i maroni per ogni virgola, è il top, cioè sta pianta qui è il top. Un leccio così in Italia non c'è neanche in Europa, secondo me è una bomba della Madonna. Non si vede neanche bene sotto il tronco perché è super dinamico, gira, torna su, c'è il braccio sotto che poi scende qua, che c'è tutta la parte di secco che si vede bellissima, cioè si vede se uno va dentro a vedere. E quindi per quanto riguarda coltivazione, roba varia, a parte come vedete continua a vegetare che è una meraviglia, ok? Quindi per quelli che dicono che in estate le piante, ragazzi, i lecci sono, fanno parte di quelle piante mediterranee, diciamo, che partono un po' più tardi rispetto alle altre. Quindi qual è la cosa bella? La cosa bella è che finiscono anche dopo di muoversi, ok? Quindi l'estate per il leccio è il momento ideale, è come se fosse il secondo giro della primavera praticamente, ok? Quindi il momento ideale per fare potature, per fare tutto quello che volete. Quindi questo sarà il terzo giro che faccio, se non ricordo male. Mi sta dando un sacco di soddisfazioni e come vedete, quindi per quanto riguarda la coltivazione, vi dico subito, questa è una pianta che non sta in acadama, che non ha concime organico, pellettato, lento rilascio, tutte quelle stronzate che vi raccontano. E come vedete un leccio così che sta così bene, e che se guardate i video precedenti noterete che il primo video che ho fatto con questo leccio aveva 4 rami, cioè era... Poi dopo potature, 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 far spingere a bomba, sono riuscito a farlo cacciare molto molto bene da dietro. Quindi secondo me, anzi non secondo me, basta guardare per capire che c'è poco da discutere. Cosa curiosa, se si vede, togliamo le foglie grosse che stanno sotto, che vanno a sporcare il profilo. Questa è la rifinitura, ok? Fare pulizia, sistemare qualche ramettino in modo da andare a far vedere meglio i profili del ramo della pianta, no? Quindi per quelli che vi dicono altro, semplicemente si tratta di tagliare tutte queste foglie che sono ascellari, che partono da sotto, che vanno a sporcare tutto il profilo della pianta, semplicemente. Ok, faccio vedere anche una roba di qua, devastante, okay, è un bambino sta pianta, ma mi tocca da tutte le parti, porca di quella. Signor, se potete prendete delle piante un po' più piccoline, perché poi portarle in giro, fare, dire, fare, baciare, è un casino. Come vedete io qua taglio molto indietro, perché tanto non ho bisogno poi di allungare più di tanto. Sono praticamente arrivato, come vedete, devo soltanto cellulare. Allora, era uno spaccamaroni, lasciamo perdere, non era un mio discepolo, ve lo dico subito, che voi non mi disturbate mai, ok? Ma torniamo a noi, potatura, pulizia, quindi ogni quanto si fa la potatura, ogni quanto si fa la pulizia, tutte le volte cui è bisogno, ok? Come dicono in Romagna, mi suona di nuovo, porca troia, che cazzo è? Sì, pronto? Altro spaccamaroni, spero che sia finita qui sta pugnetta. Allora, come dicevo, pulizia la si può fare tutte le volte, quindi quando anche mi chiedete a defogliazione parziale ogni quanto la posso fare, tutte le volte che la pianta è piena di foglie, non si capisce più niente, non si vedono più i rami, si può fare pulizia, si può fare rifinitura, chiamiamola così, ok? Che è semplicemente anche una pulizia per fare in modo che entri un po' di luce, perché che la pianta stia anche meglio a livello fisiologico, no? Perché se no ci si perde veramente in tutti quei tecnicismi, poi non entra la luce dentro, porca troia, non si può neanche
Ve ne raccontano di cazzate, ragazzi, non ne avete un'idea. Se non entra la luce, la pianta inizia a fare le foglie gialle e ve le scarta, ok? Guardate, io sto togliendo, sto pulendo, farò tutto oggi, se ho voglia sì, se no mi fermo, magari faccio un video a parte dove pulisco ancora tutto, ok? Però tornando a noi, per qua, qui è pieno di zanzare, tornando a noi per quanto riguarda l'impostazione, visto che siete molti a chiedermi, siete curiosi, volete sapere, volete vedere, la prima cosa che dovete capire, se non siete in grado di impostare la pianta, se non avete capito bene come si fa, non toccate niente, lasciate fare, cioè lasciate veramente, aspettate, ma che fretta avete? Perché dovete mettere mano se poi alla fine non avete le idee chiare? Perché? Che molti pensano che andando avanti per tentativi a un certo punto ci si inseccherà, no? Ma diciamo che in parte potrebbe anche essere, ma se poi magari ci inseccate e non avete neanche capito che ci avete inseccato, siete sempre lì, cioè perché poi dopo rimettete mano, le piante vanno impostate una volta sola. Perché molti hanno, adesso quest'anno voglio cambiare, non mi piace più, ho visto un ramo che prima non ho visto, voglio cambiare l'inclinazione, restyling. Cazzo restyling, vuol dire che non avete capito un cazzo, perché una volta che battezzate bene il fronte, battezzate l'inclinazione e impostate, è finita lì, cioè non c'è restyling, ok? Restyling si fa quando la pianta arriva al massimo del suo potenziale, siete arrivati, vi siete rotti i coglioni di questa pianta sempre uguale, che è lì, è perfetta, magari costa, allora o la vendete a quel punto perché siete stufi, oppure, mannaggia, pure fatto un restyling, però restyling deve avere senso, non significa smontare tutto, spaccare tutto, perché secondo voi cosa? Porca troia, io vedo gente che compra piante da 4-5 mila euro, poi dopo mettono mano, sbrancano tutto, allora, poi si vantano, mettono le foto sui social, guardate che bello, ho fatto restyling, tutti, oh, mi piace, bene, pianta comprata 5.000, adesso vale 1.500, bene. Sono contento per voi, poi magari uno si offende, no, ma non hai capito qual è il mio progetto, ma che cazzo di progetti avete nella testa? Bisogna sempre cercare di mantenere il valore della pianta. Tra l'altro, cioè, se comprate un bonsai e vi piace, perché andate poi a spaccarlo tutto? Se l'avete comprato perché era bello, a maggior ragione che lo tenete così, perché molti pensano che poi bisogna per forza metterci del proprio quando si compra una pianta. Ad esempio, io ho comprato questa pianta e mi dico, oh, ma però non è tua perché non l'hai fatto a te. Ma a me che cazzo me ne frega, cioè il mio obiettivo non è personalizzarla a tutti i costi, il mio obiettivo è portare avanti e maturare un progetto che già va bene così, cioè l'ho comprata perché ho visto del potenziale, ho detto che okay, questa è una bomba, se ci metto mano io, cioè se la coltivo io con i miei prodotti, dopo 3 anni vale 4 volte, 5 volte tanto, ok? E questo adesso dovessi venderla, questa ci farei un sacco di soldi, però non è il mio obiettivo, per carità, se mi arriva un'offerta che è irrinunciabile, dopo tutto un altro discorso, ok? Quindi per quelli che mi chiedono, hai piante in vendita? No, io non ho piante, io non vendo le piante, io non sono un venditore di piante, però ovviamente se mi arriva un'offerta di una delle mie piante, che non so, vi piace una pianta, avete dei soldi da spendere, mi scrivete in privato e io vi dico quanto voglio, ok? Una cosa fondamentale, perché poi magari mi scrivono 10, 20, 30, 40, 50 persone, il prezzo decido io, cioè è inutile che ti offro, non offri un cazzo, cioè decido io, la pianta è la mia, ci mancherebbe, come andate quando andate nei negozi a comprare la pasta, non è che andate in cassa, ah no, però io ti offro 30 centesimi in meno, il cassiere vi dice metti giù il prodotto e non rompere i coglioni, no? Cioè, a me sembra... Mi sembrano cose abbastanza ovvie. Detto questo, per quanto riguarda l'impostazione, come vedete, pianta della Madonna. Primo ramo che scende, quindi dinamicità. Adesso per carità ho ruotato un po' il fronte, non si vede neanche tanto bene. Però in questo caso, come nel caso che avete anche voi detto delle piante che possono essere impostate in questo modo, ok? Bisogna vedere bene. Faccio vedere anche questa, che adesso l'ho venduta, per carità. Questa, ad esempio, che a breve il mio discepolo me la viene a prendere, può essere una fotocopia di questa, però in versione più mini, più piccolina, ok? Perché c'è della dinamicità, quindi si fa scendere un ramo, si imposta, si inclina un attimino la pianta verso il primo ramo, questo perché bisogna giustificare il ramo che scende, cioè in natura non ci sono le piante dritte con i rami che vanno giù nel burrone, ok?
cioè le piante che hanno i rami che vanno giù nel burrone sono piante che stanno vicino al burrone, quindi comunque si sono portate a far scendere questi rami perché la luce magari va proprio laggiù, perché sopra c'è la foresta, c'è questa pianta che nello strapiombo si muove verso un'altra direzione per andare a raccogliere luce. Quindi il design per quanto riguarda questo tipo di impostazione è semplicemente dettato dal buon senso, però vi dico subito che una pianta non la impostate se non siete capaci, ok? Ve lo dico tranquillamente, a meno che non sia una pianta stile retto formale, dai, roba che comunque sia molto base, quando avete capito un pochettino come mettere mano magari ce la potete anche arrivare, però attenzione, perché se iniziate a mettere mano non avete le idee chiare e non sapete neanche mettere mano, spesso rischiate di rovinare i rami e dopo è un problema. Ok ragazzi, quindi cercate di non rompere tutto, perché sennò mi fate incazzare, perché le piante, ragazzi, cioè io conosco tante persone che hanno portato le piante dai bonsai dai propri maestri, adesso maestro, porca troia, hanno smontato tutti i rami, un casino della Madonna, e voglio spiegare dopo, perché poi non capite neanche le cazzate che fate, quello è il dramma, ok? Quello è il dramma supremo, diciamo. Detto questo mese sconto 10% su tutto, valido fino al 31 di agosto, dopo non c'è più, quindi dopo non scrivetemi, non mettetevi a piangere. Nuovo prodotto, se lo vedete lì sotto, là, per le formiche, ottimo, le manda via, così siete a posto, così siete pronti di formiche, sto a posto con Predator, ok? Lasciate un mi piace, condividete, per ogni cosa mi scrivete qui, ok, su WhatsApp, e vi spiego tutto quello che dovete fare per le vostre piante, per i vostri ciclamini, ok? E non preoccupatevi se avete delle piantine un po' di merda, non vergognatevi, cioè all'inizio ragazzi si parte così, dopo io vi dico che okay, sta roba fa cagare, adesso la tieni quest'anno, prossimo anno fai budget e compri altro, però intanto quelle piante lì possono servire per fare esperienza, ok? Quindi così partite, iniziate, spatacate, anzi spatacate poco, fate le robe che dovete fare per bene e poche pugnette. Okay? Però quelle piante lì vi serviranno per fare palestra, ok? Per migliorarvi, per imparare a coltivare. Una volta che avete imparato, a quel punto giù soldi, poche pugnette, pianta della Madonna e via. Perché quando avete imparato a coltivare siete già al 90% di quello che vi serve. Poi dopo l'impostazione, se la sapete fare bene, se no intanto la pianta comunque sia non vi muore, ok? Questo è. Saluto a tutti, claudiobonsai.com, come sempre, se volete acquistare materiale di qualità, soprattutto se volete consigli del dio del del dio del bonsai, ok? Il numero uno, qui su YouTube sono il numero uno, ok? Poche pugnette. Saluto a tutti, ciao a tutti, claudiobonsai.com.